Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al nostro quarto incontro della serie dedicata all'approfondimento della decisione adottata il 5 maggio scorso dal Tribunale Federale Costituzionale tedesco. Con molto piacere oggi do il benvenuto alla nostra relatrice Maria Roca Fernandez dell'Università Complutense di Madrid e al nostro discussant Francesco Palermo, professore ordinario di diritto comparato dell'Università di Verona. Do il benvenuto ai nostri due relatori che, come il nostro format consueto, che vuole essere snello e considerando che siamo venerdì, nella parte finale della giornata di una serie di webinar, direi che cercheremo di tenere i tempi, quindi 20 minuti alla nostra relatrice, 15 minuti al nostro discussant e poi 20-30 minuti alle domande, sperando che come gli altri incontri la discussione sia animata. Voglio ringraziare tutti i presenti che alle 18 di venerdì sera si sono presentati puntuali. Voglio ringraziare Luigi Melica che con me coordina questa serie e i membri del comitato scientifico Giuseppe Franco Ferrari, Aldo Ligustro e Rolando Tarchi che hanno pensato insieme a noi questa serie. Ora, perché abbiamo, come aveva ricordato Luigi la scorsa volta, perché abbiamo pensato di non concentrare in un unico seminario, webinar, il nostro approfondimento? Perché la sentenza che vogliamo commentare oggi si presta a diversi angoli di osservazioni, solleva diversi profili. Negli incontri che si sono già verificati, abbiamo parlato del profilo delle competenze, cioè dell'uso del principio di attribuzione interpretato, secondo il collega Scaccia, non in maniera corretta sul piano della competenza. Abbiamo affrontato lo scontro tra le giurisdizioni e l'uso anomalo da parte di una Corte Costituzionale nazionale, il Tribunale federale tedesco, del parametro europeo, così il collega Omar Chessa. Abbiamo parlato di una direzione imposta, diciamo, dall'indirizzo giuridico, politico, economico con Alessandro Somma, che con tono critico sottolineava l'impostazione ordoliberale che condiziona poi la politica europea. Abbiamo sollevato il profilo del diritto costituzionale, cioè di non dimenticare che le costituzioni esistono e dicono la loro, e alcuni paesi lo sanno fare meglio di altri, come il collega Esposito, Mario Esposito, ha ben sottolineato nell'ultimo incontro e forse suggeriva implicitamente dovrebbero farlo anche gli altri. Insomma, questi sono solo alcuni dei profili che sono stati, come dire, sollevati. Ho voluto richiamarli quasi come sintesi iniziale per buttarli sul tavolo e lasciare poi la parola ai nostri oratori di oggi. Oggi introduciamo non solo una presenza femminile, peraltro c'era anche in apertura la collega De Pasquale che saluto e che portava quella visione non utopica, ma secondo alcuni troppo idilliaca della nostra Europa, e so che oggi magari interverrà insieme ad Aldo nella parte delle domande, dedicata alle domande. Abbiamo la seconda presenza femminile che tra l'altro è anche straniera. Ora, Maria mi ha chiesto di parlare in spagnolo, noi siamo per lo più comparatisti, comunque costituzionalisti, lo spagnolo è comprensibile, penso, da tutti, le domande possono essere fatte in italiano tranquillamente, diciamo, rappresentiamo l'essenza dell'internazionalizzazione del comparato non obbligando l'uso della lingua, non imponendo l'uso della lingua inglese, lasciando, diciamo, il relatore è libero di scegliere la lingua e dal lato passivo noi la comprendiamo. Chiedo a Maria. Maria, voy a darte muy bienvenida aquí con nosotros. Tú estás en tu casa, entonces te agradezco mucho de tu participación. Tú puedes hablar castellano, después las preguntas las podemos hacer en italiano o en castellano. Si algo no está claro, yo, Francesco, estamos aquí por traducir. Entonces te voy a dar la palabra por 20 minutos, si te parece bien, y después el discursan 15, 10, 15 minutos,
y después vamos a pedir preguntas por 20 minutos de charla, de discusión. Si te parece bien, adelante. A ti la palabra. Muchas gracias por la amable presentación. Gracias también por la invitación a estar aquí en este seminario. Y también de antemano muchas gracias al Discusan y a las personas que quieran hacer preguntas al término de mi intervención. Es para mí un honor participar con todos ustedes en este seminario. El Tribunal Constitucional Federal Alemán nunca ha aceptado de modo absoluto e incondicional la supremacía del derecho de la Unión, tal como la interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por supuesto, los magistrados de Karlsruhe han considerado siempre que mantienen íntegro su derecho a revisar el derecho de la Unión Europea bajo el prisma de los derechos fundamentales garantizados en la ley fundamental, recordemos la famosa sentencia So lange, 1 y 2, pero sobre todo la So lange 1, así como bajo el escrutinio de los actos ultra vires, como lo hace ahora la sentencia del 5 de mayo, del pasado 5 de mayo, es una revisión del derecho de la Unión Europea bajo el control de los actos ultra vires. Y también desde la óptica de su propia identidad constitucional. En el marco de los controles de identidad, a mi parecer, el auto más significativo es el auto de 15 de diciembre de 2015. Novedosa, o sea, digo, por tanto, esta visión del Tribunal Constitucional Federal Alemán de que el control del derecho de la Unión Europea no está en última instancia en el Tribunal de Justicia de la Unión, sino que bajo estos tres conceptos, derechos fundamentales, en primer lugar, en segundo lugar, actos ultravires, y en tercer lugar, lo que ellos llaman Verfassungsidentitätsverfassung, pues sobre esto, pues el Tribunal Constitucional Federal Alemán sigue considerando competencia suya revisar en última instancia el derecho de la Unión. Novedosa, esto por tanto ya digo, no es novedoso, es una trayectoria mantenida a lo largo de los años por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Federal. Novedosa sí resulta, en cambio, la dureza de la sentencia hacia la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión. Al describir el control de la proporcionalidad que realizó en su sentencia de 2018, la sentencia anterior, ¿no? la que resolvía la cuestión prejudicial, lo califica como absolutamente incomprensible, o sea, califica al Tribunal de Justicia de la Unión como absolutamente incomprensible y considera que su decisión es objetivamente arbitraria. Esto a mí me parece que esas dos expresiones son realmente muy duras, muy duras, ¿no? Añade que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea calculó mal la impronta y el alcance del principio de proporcionalidad, que también debe observarse cuando se trata de la división de poderes. Asimismo, afirma que el razonamiento del Tribunal de Justicia de la Unión es metodológicamente no justificable, ¿no? Todo ello digo, eso sí que es novedoso, estas expresiones que a mi parecer son durísimas, ¿no? Absolutamente incomprensible, objetivamente arbitrario, metodológicamente no justificable, bueno, pues son epítetos bastante duros hacia el Tribunal de Justicia de la Unión. Los párrafos más duros de la sentencia alemana pueden resumirse drásticamente, porque es una sentencia muy larga, del siguiente modo. A juicio del Tribunal Constitucional Alemán, se trata de una argumentación que no satisface los requisitos de una revisión comprensible en cuanto a si el sistema europeo de bancos centrales y el Banco Central Europeo observan los límites de su mandato de política monetaria. Esto lo dice en el parágrafo 123. Las razones
que fundamentan esta conclusión estriban en que el Tribunal de Justicia no consideró la importancia y el alcance del principio de proporcionalidad y en que no era sostenible desde una perspectiva metodológica, puesto que ignora por completo los efectos reales del programa de compras de deuda soberana. Bueno, el resultado de esta revisión del principio de proporcionalidad, supuestamente insatisfactoria por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su fallo del caso Weiss, es que el Tribunal Constitucional Federal Alemán afirme que las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Unión exceden manifiestamente el mandato judicial conferido al Tribunal de Justicia de la Unión en el artículo 19.1. Lo que lleva a un cambio estructuralmente significativo en el orden de las competencias en detrimento de los Estados miembros. Se podría decir que el Tribunal de Justicia, a través de una sentencia poco motivada, en la doctrina española, pues, todos los artículos que han ido apareciendo de profesores universitarios de distintos ámbitos, de derecho internacional público, de derecho comunitario, de derecho constitucional, inciden en esto, en que desgraciadamente la sentencia del Tribunal de Justicia es una sentencia poco motivada. Pero a ello me gustaría añadir que los artículos de prensa, de la prensa alemana, o las entradas en los blogs de derecho constitucional por parte de profesores de derecho constitucional en Alemania, ellos también son muy conscientes de que ese estilo conciso y breve es el propio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus sentencias. Es decir, esto no debería haberles sorprendido. Pero, como digo, se podría decir que a través de una decisión muy poco motivada, ha realizado una mutación del tratado constitutivo, es decir, sin modificar su texto en el tenor literal, sí que le ha atribuido un contenido un poquito distinto, ha habido una mutación, porque no respeta el principio de que las instituciones de la Unión solo pueden ejercer aquellas competencias que los Estados les han transferido. Es como una enmienda al tratado sin modificar el texto, a través de una interpretación que, con poco fundamento, lesiona el principio de transferencia. Los magistrados de Karlsruhe concluyeron que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actuó ultra vires, razón por la cual su sentencia no tiene fuerza vinculante en Alemania. Puesto que la decisión Weiss del Tribunal de Justicia de la Unión no es vinculante para Alemania, según el Tribunal Constitucional Federal, pues este órgano acomete su propia revisión para determinar si el Banco Central Europeo había excedido su competencia o no. Y concluyó que al perseguir el objetivo de la política monetaria incondicionalmente, mientras ignoraba los efectos de la política económica resultante del programa de compras de deuda soberana, pues el Banco Central Europeo lesiona manifiestamente el principio de proporcionalidad. La violación del principio de proporcionalidad es estructuralmente significativa para que las acciones del Banco Central Europeo constituyan un acto ultra vires. El equilibrio presuntamente incorrecto de los objetivos compensatorios por parte del Banco Central Europeo, junto con la ausencia de una declaración de los motivos que informan dicho equilibrio, llevó al Tribunal Constitucional Federal Alemán a la conclusión de que el Banco Central Europeo había violado la proporcionalidad y excedido sus competencias, que se reducen a la política monetaria y, por tanto, no incluyen en absoluto la política económica, que, como se sabe, es competencia exclusiva de los Estados. El Banco Central Europeo solo puede apoyarla, pero no más. A partir de ahí, el Tribunal Constitucional Federal
procede a explicar en detalle las consecuencias que esta declaración ultra vires conlleva para el gobierno federal alemán y para el Bundesbank, así como para los órganos constitucionales alemanes, las autoridades administrativas y los tribunales. En descargo del atrevimiento del Tribunal Constitucional alemán, hay que aportar el dato de que ya otros tribunales superiores nacionales habían pronunciado sentencias poco consideradas con la jurisprudencia de Luxemburgo. Podemos pensar en Dinamarca y en la República Checa. En Dinamarca, pues el Tribunal Superior, porque allí el Tribunal Superior, como se sabe, ejerce también funciones de constitucional, pues ya había declarado en el caso de la Dance Industry que no era aplicable en ese estado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Igualmente, en el caso Lantova, el Tribunal Constitucional Checo pues consideró que las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contravenían el derecho nacional y que ese acto y que esa sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión, constituía un acto ultra vires. Bueno, es decir, no estamos ante el primer supuesto en el cual un tribunal constitucional o un tribunal superior, en el caso de Dinamarca, consideran que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es aplicable dentro de un Estado por constituir un acto ultra vires. Pero es verdad que desde la sentencia del Tratado de Maastricht, ya por el año 1993, el Tribunal Constitucional Federal se ha atribuido la competencia para determinar si las instituciones europeas se han excedido en sus competencias y, en consecuencia, declarar cuáles de sus decisiones son aplicables y cuáles no en Alemania. Los actos que ahora el Tribunal Constitucional Federal Alemán denomina ultra vires se designaron inicialmente Ausbrechende Rechtsakte, pero en definitiva, pues con otra denominación, es el mismo concepto. Más allá de la denominación, el quiz de la cuestión está en que el Tribunal Constitucional Federal afirma interpretar solo la ley fundamental, pero en verdad, a través de esa interpretación constitucional, interpreta el derecho europeo y lo interpreta a fondo en sus aspectos esenciales. La interpretación de este último, como es evidente, es competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, esta es, a mi parecer, pues, el status questionis de lo que serían, pues, los elementos esenciales, ¿no? Precisamente porque, como acabamos de anotar, la postura del Tribunal Constitucional alemán no es nueva ni es la única. No hay que temer demasiado, a mi parecer, ¿no? Tengo algunos colegas que no son tan optimistas como yo. Bueno, y hay que decir que entre esos colegas está, por ejemplo, el profesor Cruz Villalón, que fue abogado general cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunció o respondió a la cuestión preliminar en el caso Gauweiler. Pues ya en el año 2014, bueno, se veía que esto podía suceder, pero es que ahora ha sucedido, ha sido como marcharse del juego dando un portazo, ¿no? No sé si esta expresión se entiende en italiano, marcharse dando un portazo, ¿no? Bueno, pues quizá, bueno, digo, porque yo soy más bien optimista, porque confío en el sentido común y me parece que esta situación necesariamente debe reconducirse y que, bueno, pienso que a través de la vía diplomática y de que el Banco Central Europeo ceda presentando ese informe que se le solicita en 3 meses, pues la cuestión podrá solventarse, ¿no? Pero sí que me parece, también lo diré al final, que de cara al futuro tenemos que pensar alguna solución estable y que no quede exclusivamente en manos de un solo Estado. Bueno, como digo, la situación, ya digo, no es nueva, pero sí, hasta ahora, la poco considerada postura del Tribunal Constitucional Federal Alemán hacia el Tribunal de Justicia de la Unión,
no ha impedido que siga adelante el proceso de integración. Quizá esta sentencia pues, sea nuevamente una molestia importante para el Banco Central Europeo, que debe justificar su decisión del programa de compras de deuda soberana, y también es un inconveniente en la medida en que obviamente, pues muy probablemente dificulte el proceso de toma de decisiones en el seno de las instituciones de la Unión, que ya es por sí mismo bastante complicado. Pero quizá también se pueda relativizar la importancia a largo plazo de este pronunciamiento de los magistrados de Karlsruhe, pensando que nos encontramos ante una fuerte crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Y aunque el Tribunal Constitucional Federal Alemán dice expresamente que su sentencia se pronuncia exclusivamente acerca del programa de compras de deuda soberana y no tiene nada que ver con el plan del Banco Central Europeo en relación con la pandemia, pues obviamente esta sentencia está pronunciada en este contexto, ¿no? Y digamos pues que también, a mi parecer, ha de interpretarse este pronunciamiento expreso de que no tiene nada que ver con el programa del Banco Central en relación con la pandemia, como un aviso de los alemanes hacia los demás europeos, diciendo, bueno, nosotros no queremos ser siempre los que en último extremo pues paguen la crisis económica de la zona euro, cueste lo que cueste, ¿no? El fallo, por tanto, ensombrece la legalidad del recientemente aprobado programa de compras de emergencia por la pandemia, pero en el fondo, pues este es un problema coyuntural, ¿no? Que cuando pase la pandemia, pues no tendrá quizá mayores consecuencias de fondo en el funcionamiento de las instituciones. Los aspectos más negativos de fondo, que sin duda las personas más pesimistas verán quizá prevalentemente, están en que, a no ser que los objetivos de política monetaria deseados no resulten desproporcionados con los efectos económicos y fiscales asociados, pues el banco, el Bundesbank, el Banco Federal Alemán, no podrá seguir comprando deuda de la que le impone este programa de compras del Banco Central Europeo. Pero esto, a mi parecer, si recordamos la insistencia con la que Alemania ha exigido siempre que la política del Banco Central Europeo se reduzca a la estabilidad de precios y a política monetaria y no intervenga en absoluto en la política económica, pues resulta un poquito chocante en la medida en que ahora el Tribunal Constitucional Federal Alemán otorga al Banco Central Europeo un plazo de 3 meses para que haga lo que a su juicio nunca debe hacer, que es intervenir en política económica, que es, bueno, ahora le pide esa valoración de política económica en el plazo de 3 meses. Bueno, la sentencia abre la veda, quizá esto para mí es lo más importante, que la sentencia abre la veda para que otros tribunales constitucionales de los demás estados se permitan decidir qué sentencias del Tribunal de Justicia aplican y cuáles no. Y realmente, pues que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el intérprete del derecho europeo, esto es uno de los pilares de todo el sistema, ¿no? Si la interpretación del derecho de la Unión queda en manos de cada uno de los tribunales constitucionales de los Estados miembros, pues a mi parecer esto de elegir las sentencias a la carta es un peligro importante para la estabilidad de la Unión, quizá más que de cuestiones económicas anteriormente apuntadas, ¿no? El Tribunal Constitucional Federal merece, a mi parecer, otra crítica. Y es que no deja de sorprender que el Tribunal haya sustituido el juicio de proporcionalidad que hace el Banco Central Europeo por su propio juicio de proporcionalidad.
Bueno, a su juicio, tanto el Tribunal de Justicia como el Banco Central Europeo actúan ultra vires porque no aplican bien el principio de proporcionalidad, pero pienso, ¿y tiene el Tribunal Constitucional Federal Alemán competencia alguna para revisar las decisiones de un órgano, como es el Banco Central Europeo, y para sustituir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión por la suya propia? Bueno, esto nos lleva a preguntarnos, o sea, que es curioso que valorando las actuaciones de los otros órganos como ultravires, no se plantee que quizás su propia sentencia sea la que es también ultravires, ¿no? En el caso de que las anteriores lo sean, ¿no? Por último, pues hay que preguntarse, creo, ¿qué sucede si el Banco Central Europeo no presenta en el plazo de 3 meses el informe que pide el Tribunal Constitucional Federal Alemán? O sea, ¿qué harán los empleados del Bundesbank, del Banco Federal Alemán? Si siguen comprando deuda, pues se ajustan a lo que prescribe el derecho de la Unión, pero van en contra de lo que les prohíbe la sentencia, de modo expreso, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal, ¿eh? Si no siguen comprando deuda, pues efectivamente siguen la prescripción de la sentencia contenida, de las prescripciones que contiene el fallo del Tribunal Constitucional Federal Alemán, pero incumplen el derecho de la Unión, ¿no? O sea, es necesario, a mi parecer, que esto se resuelva en el plazo de 3 meses, ¿no? Esta es, por tanto, una cuestión. ¿Qué sucede si no responde en los 3 meses? O bien, si responde en el plazo de 3 meses, pero al Tribunal Constitucional Federal Alemán no le satisface nuevamente el juicio de proporcionalidad que, de modo más extenso, haga el Banco Central Europeo. Bueno, a mi parecer, aquí también conviene plantearse una cuestión que está ínsita en el propio modo de pensar de cualquier persona que haya estudiado derecho público en una universidad alemana y, por tanto, que obviamente tienen en su modo de razonar los magistrados del Tribunal Constitucional Federal Alemán, ¿no? Y es que nunca un tribunal de justicia, nunca el Poder Judicial puede sustituir el juicio de la administración pública, de un órgano dependiente de la administración pública, en definitiva, del poder ejecutivo, por el suyo propio. Si una determinada competencia es de la administración pública, el juicio realizado, si la administración pública, obviamente, tiene un margen de discrecionalidad, ¿no? El Beurteilung Spielraum, que llaman ellos, ¿no? Un ámbito de discrecionalidad. No sé cómo se dice esto en italiano. Luego en el debate me gustaría aprenderlo. Pero, claro, no, si tienen ese margen de discrecionalidad, no pueden sencillamente sustituir los jueces el juicio que ha hecho la administración pública por el suyo propio, ¿no? Si esto no puede hacerse por los jueces alemanes con respecto a la administración pública alemana, bueno, mucho menos, me parece a mí, pueden los tribunales alemanes, en este caso el Tribunal Constitucional Federal Alemán, sustituir el juicio que ha hecho el Banco Central Europeo, ¿no? Y todavía una cuestión quizá más intrincada es, y con esto voy a terminar, es porque no quiero excederme y veo que se me cumple la hora, ¿no? Que está cerca. Y ¿se puede realmente distinguir, como se distingue la tinta china sobre el blanco del papel, la política monetaria de la política económica? ¿Se puede distinguir esto con tanta claridad como para decir, esta decisión adoptada por el Tribunal, por el Banco Central Europeo, entra dentro de las competencias que le atribuye el artículo 129 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? Pero esta otra ya no, esta otra ya no, porque esta otra decisión ya es claramente política económica. Bueno, quizá haya algunas decisiones que sí sean tan nítidamente distinguibles, pero otras muchas
Probablemente no, ¿no? Y no siendo posible distinguir como el blanco sobre el negro esas decisiones, que imagino que son decisiones adoptadas sobre la base de la ponderación de muchísimos factores y datos macroeconómicos y microeconómicos, ¿no? No sé si unos jueces, por muy expertos en derecho que sean, pueden sustituir un juicio por otro, ¿no? A mi parecer, esta es otra de las críticas que merece la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 5 de mayo. Quedo a la, para escuchar la sentencia del profesor de Palermo que intervendrá. Pienso que es de la Universidad de Palermo, ¿no? No, perdón. Pues nada, muchas gracias por la atención y quedo a la espera del discursante. Muchas gracias, María. Francesco Palermo, este profesor catedrático de la Universidad de Verona. De Verona. Entonces, muchas gracias por tu ponencia. Me parece, mi parlo in italiano perché abbiamo detto che lo facciamo nella lingua madre di ciascuno. Mi pare che i profili sottolineati dalla nostra relatrice, come dire, tocchino quasi in una linea retta quei profili che la prima relatrice che ha aperto questa serie, Patrizia De Pasquale, ha toccato, con una singolare convergenza di intenti, perché Patrizia De Pasquale è professore ordinario di diritto dell'Unione Europea, di diritto, diciamo, della parte europeistica, mentre Maria Roca è cattedratica di diritto costituzionale. E quindi possiamo vedere come dall'ottica di un costituzionalista si abbraccia l'ottica dell'europeista. Peraltro anche alcuni aspetti sottolineati da Maria, l'uso di un linguaggio molto duro, il ricorso a termini come arbitrario o altri, che erano stati richiamati per esempio dal collega Esposito nella sua relazione in modo un pochettino più distaccato, cioè al di là della forma guardiamo la sostanza, vengono riproposti. Non solo, Maria ci dice anche altre corti hanno già sollevato problemi, ma altre corti non hanno lo stesso peso di quella tedesca. Purtroppo non siamo tutti uguali, ma non pesiamo tutti allo stesso modo, e quindi forse è politicamente non corretto dirlo, però di fatto la voce della Germania conta. E anche Patrizia aveva posto dei dubbi sul futuro, sulla risposta, dicendo non risponderà la Corte di Giustizia, lo ha già detto seccamente in un comunicato. Altri relatori hanno detto, beh, ma l'interlocutore in altri incontri non era la Corte di Giustizia, ma era il Parlamento e il governo tedesco. Del resto, a ragionare come ragionerebbe, insomma, mi permetto di esprimere il suo pensiero, la Corte, il Tribunale Costituzionale tedesco si guarderà il portafoglio, o meglio la Germania guarderà il portafoglio e farà anche, come dire, una valutazione sul farsi andare bene o no la risposta europea, considerando i danni economici che ne deriverebbero da un'eventuale decisione in un senso o nell'altro. Quindi mi sembra che anche la relazione di Maria abbia messo in evidenza tanti aspetti già toccati in prospettiva particolare, a volte riprendendo spunti da un'ottica diversa. E quindi io do la parola a Francesco, ringraziandole e ricordandoli 10-15 minuti di esposizione. Grazie Francesco. Grazie Arianna e grazie a tutti per l'invito e per la pazienza. E cercherò davvero di stare in un tempo ridotto in modo da poter lasciare dello spazio alla discussione. Potrei cavarmela molto in fretta dicendo che condivido tutto della relazione di Maria, compreso l'ottimismo di fondo. Diciamo, adesso cercherò di argomentarlo un po' meglio. E per quanto riguarda quanto Arianna ci ricordava
all'inizio la scelta di fare più seminari su questo tema. Da un lato si può dire che è stata una cattiva idea perché ormai è stato già detto tutto e quindi ci si ripete in qualche modo, ma dall'altro sicuramente ci sono sempre molte cose che si possono trovare in una sentenza di 101 pagine che è molto ricca di argomenti. Quindi alla fine è una scelta, direi, quasi ideologica quali aspetti si vogliono trattare e quale tipo di lettura si vuole preferire, perché si trova dentro tutto e il contrario di tutto, o almeno la possibilità di leggere in modo molto diverso le parole dei giudici di Casua. Lo si è visto in fondo anche con i seminari precedenti, no? Si può scegliere una lettura costituzionale e quindi fortemente dualista, che poi è quella che hanno adottato i giudici del secondo senato. Si può dare una lettura, chiamiamola unionale, quindi più monista, che giustamente da quel punto di vista si scandalizza per una decisione del Tribunale Costituzionale Federale di smentire espressamente la Corte di Giustizia. Si può dare una lettura economica, è stata data anche questa ed è corretto forse farlo, perché c'è una gran parte di impatto economico anche nelle sentenze delle corti costituzionali. Peraltro, appunto, non è una novità, perché tutte le corti costituzionali fanno delle valutazioni dell'impatto economico delle decisioni. Quindi si possono fare tante diverse letture e a seconda della lettura forse si arriva ad una conclusione parzialmente diversa. Io vorrei provare, nei pochissimi minuti che ho a disposizione, a fare due considerazioni. La prima è una lettura di sistema, appunto aggiungendo a quella costituzionale, a quella unionale, a quella economica, una lettura sistemica o di contesto della pronuncia. E la seconda è semplicemente un quesito di natura costituzionale al quale non ho una vera risposta. Partendo dalla lettura sistemica, è stato già notato da molti effettivamente che questa pronuncia è assolutamente in linea con il percorso di dialogo tra mille virgolette tra le corti inaugurato tempo fa, e lo ricordava anche Maria, a partire dalla giurisprudenza Solang, la cosa è andata avanti per molti anni, con due passi avanti, uno indietro, uno di lato, eccetera. Non dice questa sentenza nulla di nuovo, fa semplicemente quello che aveva spesso minacciato. Devo dire che personalmente, confrontando le argomentazioni, sono stato più sorpreso dalla sentenza sull'OMT, sulle Outright Monetary Transitions del 2016, rispetto a quanto mi abbia sorpreso questa, perché in quella sentenza il Tribunale si è molto più arrampicato sugli specchi di quanto abbia fatto invece in questa pronuncia, dicendo sostanzialmente le stesse cose che ha detto adesso, ossia che la BCE fa politica economica e non solo monetaria e quindi è ultra vires, e che la sentenza, l'azione in quel caso, il programma OMT, elude il divieto di finanziamento monetario del bilancio degli Stati membri, di cui è l'articolo 123 del trattato, e di conseguenza non lo potrebbe fare. Però poi in qualche modo riesce a salvare, quasi con una sentenza monito, la compatibilità costituzionale di questo programma, rinviando alla prossima occasione, e questa è stata per l'appunto la prossima occasione. Quindi in primo luogo niente di nuovissimo. Secondo aspetto che secondo me vale la pena di considerare è che non si tratta di una porta chiusa. In realtà si chiede, in modo un po', diciamo, arrogantello probabilmente, ma legittimo, di chiarire meglio il fondamento giuridico del PPSP, e però allo stesso tempo, e questo è un aspetto che non è stato molto sottolineato nei vari commenti, almeno in quelli che ho letto io, che non vi è alcuna violazione dell'identità costituzionale. Noi sappiamo che esistono due armi nelle mani
del Tribunale Costituzionale Federale, secondo una giurisprudenza consolidata. Una è il fioretto ed è la valutazione ultra vires, e l'altro è la sciabola rappresentata dalla violazione dell'identità costituzionale. Perché dico che una è fioretto e l'altra la sciabola? Perché l'azione ultra vires è rimediabile con delle modifiche magari all'ordinamento che disciplina l'azione di determinati organi, in questo caso la Banca Centrale Europea, mentre la violazione dell'identità costituzionale è un limes, è un confine superato il quale c'è la necessità, diciamo, di distaccarsi dal processo di integrazione almeno in quel momento e in quell'area. Quindi si dice sostanzialmente, e si ripete in molti passaggi del noiosissimo, testo molto lungo e faticoso da leggere, lo si ribadisce in diversi passaggi, che non c'è una violazione dell'identità costituzionale tedesca. Quindi è un'azione ultra vires che si può in qualche modo sanare. Terzo aspetto importante per una lettura di sistema è la presenza mediatica senza precedenti dei giudici costituzionali, soprattutto del presidente uscente Foscule e del giudice relatore Huber, che tra l'altro era stato a Milano, anticipando completamente nella sua relazione, per chi c'era lo scorso anno, anticipando punto per punto i passaggi poi di questa sentenza. Tra l'altro, questi giudici si sono molto esposti sui media, hanno ribadito anche il fatto che c'è stata una maggioranza di 7-1, quindi molto significativa a favore della decisione, e mostrando la compattezza del tribunale e sottolineandola molto spesso anche nelle interviste. La domanda che ci si pone è, visto che ovviamente i tribunali costituzionali non sono delle monadi, ma sono pienamente inseriti nel circuito dell'indirizzo politico costituzionale, se si stia approfittando di un momento di debolezza politica che c'è in Germania, la fine dell'era Merkel si avvicina, ci sono delle lotte anche intestine per la successione, e soprattutto non si capisce come si andrà a riconfigurare il panorama politico tedesco, oppure se sia un gioco di squadra in qualche modo più o meno voluto, cioè il governo spinge sul pedale dell'integrazione e il Tribunale Costituzionale Federale mette dei paletti. Forse, dico forse perché non avremo la controprova, però senza la sentenza Weiss magari non ci sarebbe stato lo scatto del governo federale, molto impopolare in Germania. Attenzione, non dimentichiamolo. Se noi guardiamo le cose soltanto dalla prospettiva degli stati a sud delle Alpi, come l'Italia e la Spagna, si dimenticano alcune cose. Questa accelerazione della Merkel sul piano europeo insieme a Macron per il programma di aiuti per l'emergenza coronavirus è drammaticamente impopolare in Germania. E quindi la Corte, diciamo, prende un po' lo spazio che era stato lasciato libero da una scelta impopolare del governo. Forse quindi senza questa pronuncia, questo atto di coraggio verso l'integrazione non ci sarebbe stato. Diciamo che l'Europa, come ogni processo costituzionale, si fa nelle crisi, e questa pronuncia può in qualche modo essere uno stimolo, come dice bene Maria, a riconoscere che una netta distinzione tra la politica monetaria che è ammissibile e la politica economica che non è ammissibile, non è possibile. E quindi portare ad una maggiore chiarezza, che forse non farebbe male anche nel mandato della BCE, perché la stessa BCE è consapevole di fare delle azioni, diciamo, quantomeno al limite o al confine del proprio mandato. Quindi forse non c'è niente di male a ridiscutere il mandato della Banca Centrale Europea. In definitiva, mi pare appunto che non si debba essere troppo pessimisti e nemmeno cospirazionisti, come si tende ad essere molto spesso in Italia. Non si può negare che c'è una dose di, chiamiamolo, egoismo nazionale che prevale in Germania e che si riflette in questa pronuncia, ma che in Italia o altrove non è affatto minore. Anzi, pensiamo cosa sarebbe successo
in Italia di fronte allo stesso caso. Per capire la situazione in Germania bisogna leggere la Bild-Zeitung, no? Molti dicono il giornale più diciamo di basso livello, che però parla alla pancia dei cittadini, e forse i giudici hanno cominciato un po' a farlo. Quindi diciamo che forse la sentenza, se si può definire in un piccolo slogan, è una sentenza arrogante ma non drammatica. Il punto su cui chiudo molto rapidamente è la domanda costituzionale che mi porrei, alla quale però non ho una risposta, ma magari qualcuno dei partecipanti può illuminarmi su questo. E la questione è il grado di penetrazione del diritto dell'Unione Europea negli ordinamenti nazionali, perché alla fine giriamo intorno a questo. Questa sentenza è tutta concentrata sui soli aspetti di diritto interno, quasi come se il diritto dell'Unione Europea non esistesse. Ce l'ha ricordato in qualche modo Maria, giustamente, mettendo in evidenza il fatto che c'è una certa, come dire, una certa ipocrisia nell'argomentare soltanto in punta di diritto interno, quasi che il diritto interno non sia condizionato pesantemente dal diritto dell'Unione Europea. Quindi che cosa ne è degli ordinamenti integrati? Diciamo, stiamo assistendo ad un accompagnamento dotto dell'attacco al multilateralismo a cui stiamo assistendo a livello mondiale, oppure è semplicemente una voluta scarsa considerazione del diritto dell'Unione? Ma come può un tribunale non dire in 101 pagine, quindi lo spazio c'era, che in realtà l'ordinamento interno è permeato di diritto dell'Unione Europea? Questo mi sembra un aspetto preoccupante, forse il più preoccupante. La questione interessante, e finisco su questo, sarà vedere i prossimi passi. Allora, i prossimi passi saranno di nuovo prudenti, e a me pare più probabile di sì, cioè che si sia lanciato il sasso e adesso si tiri indietro la mano, oppure si andrà all'attacco appunto usando la sciabola dell'identità costituzionale. C'è un caso deciso dalla Corte di Giustizia nel 2018, il caso Egenberg, quello che riguarda l'autonomia delle organizzazioni religiose, nel quale la Corte di Giustizia ha dato una lettura, diciamo, chiamiamola così, più laica rispetto a quella consolidata del Tribunale Costituzionale Federale, che invece tende a riconoscere più la libertà come organizzazione di tendenza. Si potrebbe arrivare su questo caso ad invocare la violazione dell'identità costituzionale, ma mi pare molto improbabile. Certo che con questa pronuncia i giudici di Karlsruhe hanno un po' spostato in avanti l'asticella. Allora è un po' come le ricette, no? Un po' di nullificazione, mettiamola così, può anche andare bene finché è una nullificazione piccola che non fa poi così tanti danni, ma certo se si sbaglia il dosaggio c'è il rischio di rovinare tutta la ricetta. E questo lo sapremo, come forse ci ha ricordato bene Maria, e a me sembra questo un aspetto molto importante, concludo dandole ragione su questo, e il vero banco di prova sarà l'effetto che questa pronuncia avrà sugli altri tribunali costituzionali e sulla giurisprudenza che le altre corti andranno ad avere in questo ambito dei rapporti con il diritto europeo. Mi fermo qui e spero di poter proseguire poi nella discussione. Grazie intanto. Grazie Francesco, e direi allora di cogliere al volo questa nota di ottimismo che hai voluto lanciare, sia nel recuperare la non drammaticità nonostante il tono duro, come ha ricordato Maria, e lasciare, non rubare un secondo in più per lasciare la parola ai nostri al nostro pubblico. So che anche Luigi poi voleva intervenire, perché penso che sul momento della ridefinizione o del ripensare la costruzione europea era abbastanza scettico. Ora io, così coinvolta da quanto si stava dicendo, non ho guardato le domande nella chat, però vedo qui subito Giovanni Poggeschi
che chiede di intervenire. Giovanni lo può fare in spagnolo, so che lo parla benissimo, così mettiamo subito a suo agio la nostra relatrice. E poi intanto io controllo altre domande. Giovanni, mi senti? Sì. Prego, grazie di essere qui, a te la parola. Grazie Arianna. Sì, bueno, para ser un poco di ospitalidad, hablaré en mi castellano, non so se más con acento catalano, con acento de Bologna, probabilmente il secondo, però credo che se ne entiende. He oído muchas cosas interesantes hoy, como los otros días, sobre esta importante sentencia. Y yo me considero más experto de federalismo, soberanía, que de derecho europeo puro. Así veo la cuestión de la construcción europea, de la cual hay maestros como Luigi Melica, Francesco Palermo, aquí presentes. La veo más como un tema de integración de los estados con la Unión, no solamente de derecho. Del derecho interno europeo. Y veo que uno de los discursos que se hacen más, que ha tocado también la profesora María y Francesco, son las posibles repercusiones políticas y jurídicas que otros estados y otras cortes nacionales puedan hacer de esta sentencia. Se puede decir que un poco de nacionalismo ha. A Alemania se puede dejar, pero es más peligroso dejarlo a otros, si se puede decir así. Me pregunto, ¿no sería posible en una reforma, reforma complicada, reforma de los tratados, que no es más complicada de la reforma constitucional italiana, pero es más posible, en una reforma de los tratados, ¿no sería posible pensar a un'altra corte de compensación, utilizo esa expresión que se utiliza para las segundas cámaras, no para los tribunales, pero me parece que había una propuesta ya de Weiler y de Requejo en este sentido, de una otra corte europea que incluya jueces solamente expresión de la Unión Europea y de las cortes nacionales. Porque veo que hay siempre más cuestiones de falta de diálogo entre las cortes, ¿no? Para citar uno de mis maestros, de Vergottini, el otro maestro aquí, he visto que hay su hijo, Matteo Ortino. Pero creo que hay una falta de diálogo que se tiene que resolver no cada vez con la fuerza política de un Estado o de una corte sobre otra, y puede ser la prepotencia o el poder de las instituciones europeas, me parece que un poco más de matizaciones jurídicas en ese sentido podrían ser una buena idea. Pero dejo esta idea a los expertos aquí, a mis amigos y amigas. Gracias. Grazie, grazie Giovanni. Raccolgo ancora due domande di Patrizia De Pasquale e Aldo Ligustro che si erano iscritti sulla chat. Prego, diamo la parola a Patrizia. Mi sentite? Anna, sì, mi vedi? Ok, grazie. Allora, grazie innanzitutto per queste interessanti relazioni, veramente interessanti stasera. Io vorrei cogliere un paio di sollecitazioni, in particolare alcune che mi vengono proprio da alcune osservazioni di Arianna all'inizio di questo pomeriggio, e poi porre una domanda un po' retorica, ma insomma ci ritorniamo. Allora, partendo dall'osservazione di Arianna sulla mia visione utopica dell'Unione Europea. Sì, è vero, io credo fermamente in questo processo di integrazione, sono convinta che insomma siamo sicuramente gli aspetti positivi maggiori di quelli negativi. Però è anche vero che io studio diritto dell'Unione Europea da quasi 40 anni e quindi se dicessi che tutto va bene e non ci sono falle, allora sarei una pessima studiosa, quindi dovreste buttarmi fuori dall'associazione subito.
Sono d'accordo con quello, appunto, che ho detto anche stasera i relatori, cioè il processo va ripensato. Certo non è il momento adatto, visto la crisi pandemica e quella finanziaria che è seguita, però come sappiamo a maggio doveva riaprirsi una discussione sul futuro dell'Europa e quindi forse è soltanto rimandata questa rimeditazione. E allora lì, secondo me, un ripensamento attento. E io partirei proprio dal riparto di competenze, che mai come in questo momento ha dimostrato proprio di non reggere. E faccio riferimento appunto alla sentenza tedesca, quindi alla divisione tra politica monetaria e politica economica, ma anche alla politica tutela della salute e la politica sanitaria pubblica, che anche durante il Covid ha dimostrato una serie di fratture che non vanno bene. Ma pensiamo anche alla politica sociale, se vogliamo andare oltre. Ci sono, cioè, è un riparto che presenta delle fratture scomposte nelle competenze, in singole competenze, che a mio avviso appunto devono essere superate in qualche modo. Quindi questo io penso che sia il principale punto di riflessione a cui, insomma, dovremmo un domani pensare. Poi se si deve andare verso una federazione, una confederazione, ecco, io questo lascio poi, insomma, non mi appartiene ancora tutto questo, io sono per me siamo un'organizzazione internazionale di stati, per ora mi fermo lì. Poi se si farà una federazione, insomma, cominceremo a studiare la federazione. Per ora mi sembra una cosa un po', ecco, utopistica, questo sì. Poi altri, anche Arianna oggi ha ricordato, insieme anche ai relatori, che alcuni stati, come la Germania, probabilmente con questa sentenza intendono ricordare e salvaguardare che c'è una Costituzione, che gli stati hanno una Costituzione e a quella Costituzione va rispettata. Ma chi lo mette in dubbio? Cioè, io non ho mai sentito nessuno mettere in dubbio questo. E c'è la teoria dei controlimiti, che la Corte di Giustizia per prima ha elaborato e definito insieme alle corti nazionali. Però è vero, e voi, insomma, mi insegnate, e i controlimiti sono stati richiamati pochissime volte, quindi forse, insomma, dovremmo anche riflettere perché. E secondo me, e qui rispondo, ora mi collego all'ultimo intervento, Poggeschi se non sbaglio, una corte controlli la corte. Io non ne vedo veramente questa necessità, perché a me sembra che in fondo il dialogo tra le corti ha funzionato, funziona. Certo, ci posso, è un dialogo, a volte può diventare uno scontro, vedi a noi il caso Taricco, ma insomma sono veramente episodi talmente isolati che io non vedo la necessità né di un'altra corte, né appunto di mettere in discussione il fatto che gli stati hanno una Costituzione. È vero, gli stati hanno una Costituzione, la rispettiamo, ma gli stati sono anche padroni dei trattati, possono rivedere questi trattati, come dicevo prima, possono persino recedere, come ci ha insegnato la Brexit. Ma quello che, ritorno a un tema ormai a me caro, quello che secondo me non possono fare è mettere in discussione quello che poi hanno attribuito, perché pacta sunt servanda, per me questo significa che c'è stata una scelta consapevole, c'è stato un processo di firma, di ratifica, e io non sono qui a insegnare a voi, proprio maestri del diritto costituzionale, come almeno una ratifica. Quindi hanno firmato, ratificato un trattato, quel trattato a mio avviso va rispettato. Poi certo, se ne possono uscire, possiamo uscire, possiamo modificare, possiamo fare quello che vuole, ma per ora se c'è un trattato io rispetterei quello. E ora vengo alla domanda, diciamo, un po' retorica, perché insomma in fondo la risposta ce la siamo già dati. Abbiamo tutti, io per prima nella mia relazione, ricordato che appunto non c'è nulla di nuovo sotto il sole, come diceva poco fa anche il professor Palermo, non è una sentenza nuova, anzi questa è quella che anche a me, io sono d'accordissimo con il professor Palermo, ha sorpreso di meno rispetto alla sentenza sull'OMT o a quelle precedenti del Tribunale Costituzionale tedesco, erano sicuramente molto più interessanti, insomma, quelle precedenti. Non c'è nulla di nuovo, ma io ricordo a me e quindi anche a voi, ma cosa è successo dopo quelle sentenze? I giudici comuni hanno seguito quelle sentenze? Altre corti costituzionali hanno seguito quelle sentenze? E allora, come diceva appunto il professor Palermo e anche la professoressa Fernandez, io anche sarei veramente di un cauto ottimismo, ma lo avevo detto anche nella mia relazione, secondo me la vera conseguenza sarà che la BCE un domani terrà in considerazione l'insegnamento che è venuto da questa Corte e presenterà una analisi costi-benefici, ecco, un po' più motivata sotto il profilo delle ricadute della politica monetaria che inevitabilmente, ormai lo sappiamo, entrano nella politica economica. Grazie, scusate del tempo. Grazie a te. Do la parola con grandissimo piacere ad Aldo.
Sì, grazie. Ma io innanzitutto, prima di fare una domanda o delle considerazioni, vorrei a mia volta fare dei ringraziamenti, perché tu hai ringraziato me per il piccolo contributo che ho dato alla programmazione di questi seminari. Ma io ringrazio te, Arianna e Luigi Medica, che hanno fatto veramente tutto il lavoro in realtà. E l'hanno fatto benissimo. È vero che ormai con i seminari che si sono svolti abbiamo toccato e sviscerato anche l'analisi di molteplici punti. Ce ne sono tanti. È sempre bello notare come si possono affrontare con ottiche e sfumature diverse le stesse questioni. Anzi, io sottolineerei con piacere quello che è un marchio dell'associazione della rivista di PCE, no? Appunto questa possibilità di creare un confronto permanente tra l'ottica degli internazionalisti unionisti e quella dei costituzionalisti comparatisti. Con oggettivamente sfumature, sono riscontrabili sfumature diverse nei giudizi dati. Voi avete fatto quasi, diciamo, risentire l'amica Patrizia dandole dell'utopica, no? Una visione utopica. È vero che se si leggono i commenti, ce ne sono tantissimi anche tra gli internazionalisti di questa sentenza, prevale spesso con toni effettivamente indignati e ovviamente, diciamo, un approccio che definirei discendente. Si parte dall'ordinamento unionista per sottolineare la preoccupazione legata a questa sentenza della unità dello stesso, delle competenze della Corte di Giustizia che sono state messe in discussione oggettivamente dalla Corte Costituzionale tedesca. Mentre voi costituzionalisti forse date più spazio indubbiamente alla tutela dei valori fondamentali, identità costituzionale, eccetera. Poi abbiamo momenti come quello che si è verificato oggi, l'hai sottolineato tu, Arianna, di coincidenza oppositorum, no? Perché la relazione della professoressa Roca coincide in buona parte con le conclusioni che abbiamo sentito da parte di Patrizia nel primo seminario. E qui vengo a ulteriori complimenti per la professoressa Roca, ho apprezzato molto la sua relazione e il suo castigliano. Consentite di fare un complimento al suo castigliano. Io non parlo lo spagnolo, ma ho capito tutto. Agevolato, devo dire, anche dal fatto di aver letto precedentemente il suo intervento, che mi è piaciuto moltissimo per la ragione che in maniera molto sintetica tocca i punti forse più salienti di questa sentenza. E tra questi, condivido il fatto che lei ha definito il vero nodo gordiano, probabilmente adesso, è quello del rapporto fra politica monetaria e politica economica. È un mito quello della netta divisione fra questi due tipi di politiche, e soprattutto il principio dell'autonomia della politica monetaria rispetto a quella economica, al quale credo ormai non so quanti più ci credano, insomma, forse nemmeno i paesi nordici, la stessa Germania che lo difende sulla base, appunto, come sappiamo, di una vecchia concezione di origine ordoliberista che è stata più volte sottolineata. Io ho l'impressione che in molti commenti ci si affanni, però appunto partendo soprattutto dal principio, dal requisito di proporzionalità legato a quello di principio di attribuzione di competenze, con affanno a trovare un equilibrio, un superamento in quello che è un fenomeno ormai di evidente contraddizione fra questo dato di fatto che, dico, la professoressa Roca ha sottolineato, molti condividono, della impossibilità di separare questi due elementi. Per cui, alla fine, più che una soluzione in sede di interpretazione dei trattati, parentesi, la volta scorsa Giuseppe Ferrari raccontava questo commento che aveva sentito, che non si invitavano i costituzionalisti nelle trasmissioni perché dice: se ne mettiamo 2-10 insieme hanno tutti un'opinione diversa, quindi è inutile trovare un punto di riferimento in loro. C'era il vecchio Conforti che spesso in maniera
forse un tantino qualunquista, ogni tanto dice, ma in fondo del diritto, col diritto, tutto si può dire. Io non ritengo che si possa dire veramente tutto. C'è lo Spielraum, no? Interpretativo Spielraum, che ricordava la professoressa Rocca. Io penso che invece siamo arrivati ad una frizione insuperabile sul piano strettamente giuridico formale, di questa contraddizione fra un'esigenza acuita dalla crisi economica prima, dal 2008 in poi, e adesso dalla crisi del coronavirus, di superare questa distinzione, perché è impraticabile, insostenibile. Allora a questo punto anche la mia domanda diventa retorica, perché è già stata affrontata e ci sono state delle risposte anche da parte del collega Palermo, anche le sue osservazioni hanno toccato diversi livelli, compreso quello politico. Se ormai appunto la via maestra per superare queste contraddizioni non risieda nella politica, gli stati che rivendicano appunto di essere i signori dei trattati, essere signori dei trattati significa anche prendere atto di un trattato ormai è superato in una sua parte, che sia necessario, come diceva anche Patrizia prima, sia necessario ripartire seriamente e conseguentemente nella revisione dei trattati stessi e ridefinire sostanzialmente le competenze della BCE innanzitutto, ma non solo della BCE, la ripartizione di competenze anche tra Stati e Unione. Poi, a secondo anche qui delle tendenze, dei gusti politici, c'è chi auspicherà una riforma nel senso di una maggiore integrazione, piuttosto che invece nel senso di una maggiore salvaguardia delle prerogative degli Stati. È difficile, sappiamo bene che è difficile mettersi d'accordo da parte dei 27 paesi europei su singoli provvedimenti, figuriamoci su un progetto di revisione dei trattati. Però mi sembra ormai ineludibile questa via maestra, e sul piano, diciamo, dei banchi di prova, dei passi futuri, forse un momento importante è quello della verifica di cosa accadrà del progetto, della proposta della Commissione di Recovery Fund, perché non è strettamente coincidente con quello che stiamo dicendo, ma è un segnale sul piano della politica forte se gli Stati dell'Unione Europea intendano andare verso una maggiore integrazione e quindi anche un superamento di quella distinzione tra politica monetaria e politica economica, oppure si voglia frenare, si voglia ritornare, bloccarlo invece il processo di... Ecco, la domanda potrebbe diventare questa, per arrivare alla domanda concreta, se non pensa, professoressa Rocca, che questo sia un passaggio assolutamente importante. Cosa farà il prossimo Consiglio europeo rispetto alla proposta della Commissione? Grazie. Grazie Aldo. Anche con Patrizia dico che ovviamente per vivacizzare il dibattito forzo un po' a volte i termini e per rendere, come dire, la discussione un attimino più animata, ovviamente mi perdonerete. Entonces, vamos a dar la palabra a María. María, pocos minutos para replicar, si te parece bien, para contestar a las preguntas, porque estamos viernes por la tarde, entonces me gustaría terminar antes las 8. Y poi darei anche a Francesco la possibilità di replicare ai nostri interventi. Lascerei la parola finale con grande responsabilità a Luigi, che chiuderà il nostro incontro, salvo che ci siano altre richieste di intervento di cui Luigi prenderà atto e darà la parola. Maria, la palabra a ti. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos y cada uno de los que han intervenido y de modo muy especial al profesor Francesco Palermo. La verdad es que me ha interesado mucho su exposición acerca de la lectura del sistema. Lamento que no concuerdo, estoy de acuerdo en todo lo que ha expuesto, excepto en un punto, y es que considera que es preferible que se juzguen los actos, o sea, el control que ejerce
los Estados miembros como señores de los tratados sobre las instituciones europeas mejor a través de los actos ultravires que a través del control de la identidad constitucional. A mi parecer no es así. Yo prefiero el control a través de la identidad constitucional que a través de los actos ultravires. ¿Por qué pienso esto? Pues pienso esto porque el control de identidad constitucional es más estrecho, o sea, ciertamente es más duro, y en eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Francesco Palermo. Si ya Alemania dice esto va en contra de la identidad constitucional alemana, es más difícil la solución, ¿no? Ahora bien, las posibilidades, o sea, lo que ellos llaman las Ewigkeitsklausel, cláusulas intangibles de la Constitución alemana, son muy pocas. No es lo mismo que controlar la actuación de las competencias todas de cualquier órgano de la Unión. O sea, por tanto, ahí difiero un poco de lo que ha expuesto el profesor Francesco Palermo. Por esa razón, y también hay otra cuestión. Al fin y al cabo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, mientras juzga de las cláusulas de eternidad de su propia Constitución, está juzgando dentro de sus competencias, mientras que si juzga sobre las competencias, si son ejercidas o no proporcionalmente las competencias de las instituciones de la Unión, ahí está dentro del derecho de la Unión, no dentro del derecho constitucional alemán. Y en ese sentido, pues es lo único que difiero del profesor Francesco Palermo, que me ha respondido a la intervención, ¿no? Bueno, comparto plenamente lo que ha expuesto, de que a veces leyendo no solo a los jueces alemanes, que en su mayoría son catedráticos, sino en general la doctrina alemana escribe como si el derecho interno no estuviera condicionado por el derecho de la Unión. En eso me parece un diagnóstico muy certero, y que incluiré en un artículo más largo que estoy escribiendo sobre esto, ¿no? Bueno, lo que ha dicho de la frecuente exposición a los medios de comunicación social, tanto del presidente Andreas Voskuhle como del ponente Huber, bueno, a mí me parece que hay un dato muy, muy relevante en este punto, y es que Andreas Voskuhle termina ahora su mandato. Yo me planteo, ¿habría sido la misma la sentencia si no terminase ahora el mandato de Voskuhle? Bueno, quizá no, o quizá habría sido un poquito más suave, ¿no? Bueno, no sé, eso es un poco ciencia ficción, no sabemos, ¿no?, lo que habría sucedido. Bueno, por otra parte, me ha parecido muy buena, esto creo que lo ha dicho el profesor Giovanni Poieschi, no sé si he pronunciado bien, la verdad es que tiene un castellano magnífico, no sé si acento catalán o acento boloñés, pero se le entiende muy bien su castellano, es muy correcto. Bueno, la presencia del Estado en las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión, eso me parece clave. Creo que una reforma, a lo mejor no creando un órgano nuevo, pero sí un procedimiento nuevo o un procedimiento que dé más entrada al Estado que plantea la cuestión preliminar, eso a mí me parece que ahí está parte de la decisión de futuro. A mi parecer, en esto tengo que decir que no, otros profesores de mi facultad no comparten lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero a mi parecer sería bueno que en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pudiera haber votos particulares. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, las sentencias son muy concisas, porque si un juez no está de acuerdo con el texto, no puede poner una opinión disidente en un determinado fundamento, no puede. Queda como firmante aunque no esté de acuerdo. ¿Eso a qué lleva, a mi parecer? Pues a unas sentencias muy concisas para obtener la mayor adhesión posible de los jueces que intervienen. Claro, con una reforma que permitiera la entrada en el proceso del Estado miembro que plantea la cuestión preliminar y con una reforma de las sentencias que permitieran formular opiniones disidentes, pues quizá las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
permitieran mejor el diálogo entre tribunales, ¿no? Quizá esto, ¿no? Diálogo entre tribunales en el que es un experto, el profesor de Bergottini, ¿eh? Tenemos un libro traducido al español, el profesor de Bergottini, sobre esto, ¿no? Sobre el diálogo entre tribunales. Bueno, sí, claro, la profesora Patrizia decía, bueno, plantearse probablemente una cuestión de la reforma de los tratados, y esto pues sería, a mi parecer, quizá lo más sencillo, o al menos una reforma del procedimiento, ¿eh? Yo no soy partidaria de crear muchos órganos nuevos. En esto soy de mente o de formación jurídica alemana, ¿eh? Soy más partidaria de reformar los procedimientos que de introducir órganos nuevos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión sobre la que deseo seguir meditando porque me ha parecido muy interesante la intervención y la propuesta tanto del profesor Giovanni como de la profesora Patrizia, ¿no? Bueno, por último, lo que ha expuesto el profesor Aldo Ligustio sobre que a su juicio es una fricción insuperable, porque los señores de los tratados, pues prácticamente, o sea, realmente Inglaterra es que se ha marchado y Alemania no se ha marchado, pero bueno, es una actuación que aun estando dentro, pues lesiona gravemente los principios de la Unión, el principio de la igualdad entre los estados, el principio de primacía del derecho de la Unión. Y me preguntaba el profesor Ligustro si no pienso que se hará en el próximo Consejo Europeo, ¿no? Yo creo que más que una cuestión jurídica es una cuestión de diplomacia, ¿no? O sea, creo que no se puede llegar a... no se debería haber permitido una sentencia de este tenor tan extremadamente duro sin haber gestionado previamente alguna vía diplomática, ¿no? Porque creo que aquí ahora mismo la pelota está en el tejado de la señora Lagarde y de la diplomacia alemana, ¿no? Que permitan que haya un informe del Banco Central Europeo y que, bueno, cuando ya lo emita, pues por adelantado, la diplomacia alemana asegure pues que el Estado alemán lo considerará proporcionado, ¿no? Y, bueno, aquí debo decir otra cuestión, y es que realmente el Tribunal Constitucional Federal Alemán, o sea, ha adoptado una posición incluso como si estuviera fuera del Estado alemán. O sea, los tratados no es que obliguen a otros, obligan al Estado alemán y el Tribunal Constitucional Federal Alemán está integrado en ese Estado. No es un poder al margen, ¿no? Me parece que fue la intervención del profesor Giovanni la que dijo, bueno, yo veo esto desde el prisma del federalismo, porque él es un especialista en federalismo, y yo también he pensado sobre eso, me ha interesado mucho lo que ha dicho sobre esto, porque yo he pensado cómo quizá hay que ver a Alemania ahora mismo, como en el federalismo norteamericano fue Virginia, ¿no? Pero la posición de Alemania, o sea, el órgano que adopta las decisiones que en su día adoptó Virginia o adoptó Kentucky en la formación de los Estados Unidos, allí lo hacían el órgano legislativo y aquí lo hace el Tribunal Constitucional Federal y lo hace en nombre del derecho de voto de los alemanes. Bueno, realmente si es el derecho de voto de los alemanes no le corresponde al Tribunal Constitucional, le corresponde al órgano legislativo, ¿no? Creo que sobre eso hay que pensar y sobre eso... Alemania ha abierto la veda, me parece, a la necesidad de repensar cómo integrar el principio democrático de modo que satisfaga pues, las aspiraciones de los distintos estados de la Unión. Pero qué duda cabe que, como ha dicho el profesor Ligustro, pues esto es una grave crisis, ¿no? No hay más que pensar que la primera reacción a la decisión del Tribunal Constitucional Federal vino de Polonia. Vino de Polonia porque Polonia tiene abierto un procedimiento de infracción por el sistema en cómo nombra a los jueces, ¿no? Claro, o sea, pues es una cuestión que hay que repensar, creo, todo esto, ¿eh? Pero no deseo emplear más tiempo. Sí, ya agradezco mucho todo. He tomado nota de muchas cuestiones sobre las que volveré porque me ha parecido
muy enriquecedor el debate y bueno, estoy muy agradecida. Con esto pues silencio el micrófono si quieren para que pueda hablar otra persona. È richiesta una mia risposta molto rapida? Sì, grazie intanto, veramente una bella discussione, anche come mi è piaciuta molto la relazione della collega Rocca. Due punti molto rapidi. Grazie Maria, mi è piaciuto molto anche non soltanto la tua relazione, ma anche l'obiezione che hai fatto rispetto alla questione del ultra vires o del controllo dell'identità costituzionale. Mi chiedo se di fronte ad una ferita che questo tipo di decisioni inevitabilmente comporta, sia meglio avere una ferita più piccola ma più profonda, oppure una ferita che sarebbe il controllo dell'identità costituzionale, oppure un taglio diciamo più lungo ma più superficiale. Non lo so, non siamo medici, ma oggettivamente vedo il punto che hai sollevato. Anche se forse continuo a pensare che faccia meno male un controllo ultra vires piuttosto che un controllo di identità costituzionale. Il secondo punto mi viene dagli spunti lanciati soprattutto da Giovanni Pozzinski e da Patrizia Di Pasquale, che hanno entrambi in realtà, anche se per la professoressa Di Pasquale in modo contrario, cioè dicendo no, non siamo in una logica federale e sicuramente questo tipo di pronuncia sembra uscire dalla logica federale, ma in realtà si sollevano due punti tipici delle dinamiche federali. Il primo è quello toccato da Giovanni Pozzinski, lo traduciamo nel linguaggio federalista in IGR, in Intergovernmental Relations. Quanto di queste relazioni debba essere istituzionalizzato, quanto debba essere procedimentalizzato e quanto possa essere lasciato a livello informale è una questione che si dibatte in ogni ordinamento federale, ma già il fatto che si ponga la questione, anche secondo me avere una sorta di camera giudiziaria che sovrintende al dialogo potrebbe essere quantomeno diciamo, questionabile, però il fatto che il problema si ponga è una tipica dinamica federale. E l'altra cosa, l'altro esempio è quello che ha sollevato la professoressa De Pasquale sul riparto delle competenze, che è un tema straordinariamente centrale nelle analisi federali e che si sta ponendo in modo drammatico, e lei ce l'ha ricordato molto bene, con grande urgenza a livello dell'Unione Europea. Ci sono tantissime competenze che non sono chiarite, i cui contorni sono sfumati, che si lasciano inevitabilmente all'interpretazione giudiziaria, e questo accade in tutti gli ordinamenti composti, e forse per quanto un chiarimento maggiore sia assolutamente auspicabile, e concordo con lei in tutto su questo, alla fine rimarrà comunque una zona grigia, cioè dovremmo comunque rassegnarci, anche avendo una molto migliore definizione delle competenze, dovremmo comunque rassegnarci al fatto che le zone grigie sono inevitabili e che quindi il problema di una interpretazione giurisdizionale piuttosto che politica di questo conflitto di competenze è inevitabile in un ordinamento composto come quello dell'Unione Europea. Grazie ancora a tutti perché è stato veramente molto interessante e sono stato onorato di fare da discussant alla relazione di Maria Rocca. Ci siamo, io non ho perso un secondo il video. Mi vedete? Sì.
Ecco, ora forse mi vedete anche. E non so se ci sono altri interventi. Mi sembra di no. Non c'è nessuno. Quindi io a questo punto non so, professor Ferrari, vuoi dire due parole ora, due parole dopo, per salutare tutti? No, grazie. Io tanto abbiamo poi le prossime occasioni. Quiero agradecerle la presencia a María Roca Fernández y hasta prontísimo, espero. No tengo nada que añadir. Perfecto. Grazie Pucci, grazie professor Ferrari. Ma io vorrei a questo punto, certo, di fronte a tanto ottimismo, forse si potrebbe chiudere con un minimo di pessimismo, giusto per tornare un po' al tono medio manzoniano. Peraltro sono inchiodato qui a casa mia a Bologna, devo dire, da 2 mesi e mezzo, e mi propino mio figlio, 16enne, che studia Manzoni, e quindi tutte le volte si presenta col tomo della scuola da me, chiedendomi, quindi ho ripassato Manzoni in questi ultimi 2 mesi e mezzo, devo dire, come non mai. No, vorrei per appunto tentare di concludere. Credo che una domanda forse ce la dobbiamo porre, fermo restando con riferimento al perché di questa sentenza del Tribunale Costituzionale tedesco, perché fondamentalmente analizzandola in modo asettico io non vedo motivi di contraddizione rispetto alla bellissima relazione della nostra ospite spagnola e anche all'intervento, ai due interventi anche di Francesco. Ciò che mi chiedo, cioè, in che senso? È evidente, vuole giudicare l'ultra vires, ma fondamentalmente è lui stesso tribunale, no, costituzionale che opera ultra vires. La pronuncia della Corte di Giustizia è, tra virgolette, insindacabile perché scaturisce da un ricorso che era stato fatto da una pronunziale dello stesso tribunale, quindi c'è stata una pronuncia nel 2015, il tribunale pretende di avere l'ultima parola rispetto ad una sentenza che riguarda il trattato, quindi che interpreta il trattato, e l'ultima parola non ce l'ha, perché, come direbbero bene i nostri colleghi studiosi di diritto europeo, pacta sunt servanda, quindi l'ultima parola spetta alla Corte di Giustizia. E quindi, ripeto, mi sono chiesto in queste settimane, magari attraverso i vari webinar sul tema, proprio perché, come dicevamo all'inizio, ogni volta si vedono sfumature diverse, si sentono dagli illustri colleghi sfumature diverse, il perché. Allora forse, andando senza fare il processo alle intenzioni, no, magari penso a un presidente di tribunale in uscita che voleva lasciare, no, the last word, no, detta in inglese, no, rispetto ad una questione che probabilmente l'aveva infastidito, che probabilmente... Ecco, riprendendo un po' alcune affermazioni di Mario Esposito, ma anche di Grosso in passato, no, degli eventi passati, mi verrebbe da dire il problema c'è, e prima di andarsene il presidente del tribunale ha voluto in modo roboante metterlo in evidenza, certo, ha comunque utilizzato una via traversa sbagliata probabilmente, però la via giusta sarebbe dovuta essere arrestarsi e dire che si ledono i principi fondamentali. Certo, la Corte Costituzionale italiana si è trovata in Taricco in un percorso quasi più facilitato, perché lì era proprio la procedura diversa, se ci riflettete, perché c'era il GUP che aveva sollevato, si arrivò in Corte d'Appello, in Cassazione, poi in Corte Costituzionale con, tra virgolette, l'ordine di disapplicare della Corte di Giustizia, lì è stato facile, di fronte alla pregiudiziale, nuova pregiudiziale per la Corte Costituzionale italiana, chiedere: ma devo disapplicare anche se ledo principi fondamentali? Quindi lì è stato forse facile evitare lo scontro, pur prendendo una posizione, dobbiamo ammetterlo, forte. Cosa voglio arrivare a dire? Voglio arrivare a dire che il problema comunque c'è. Io credo che, per quanto possa essere stato posto in modo sbagliato, il problema c'è, e quanto diceva Aldo e prima ancora Patrizia, è giusto rivedere il trattato e attualizzare il trattato, e mi lascia, cioè, è una
affermazione che condivido da un lato, poi però quando mi guardo intorno e dico che cosa cambierei fermo restando quello che dice il trattato, allora resto un po' dubbioso, perché come si fa a immaginare di modificare un trattato nella posizione in cui siamo? Quindi con noi abbiamo due trattati e una carta che è il parametro delle norme europee, e si tratta di quasi 600 articoli. Ci sono studiosi, non solo tedeschi, che dicono che tutto quello che è lasciato alla politica negli ordinamenti statuali, nell'ordinamento europeo è consacrato in norme e quindi è un parametro, il che fa pensare che francamente qualche dubbio da parte dei tribunali costituzionali sulla prosecuzione di un percorso di questo tipo c'è. Cioè, quello che voglio dire, arrivare a modificare un trattato quando in realtà, e lo dice in un suo nome le 100 e passa pagine, come diceva Francesco, c'è un passaggio in cui inequivocabilmente dice il tribunale tedesco: bisogna aprire una fase costituente, queste sono questioni da potere costituente, bisogna annullare una sovranità ed avviarne un'altra, ma non l'ha detto solo questa volta. Se siamo onesti e ci ricordiamo tutte le sentenze precedenti, l'ha sempre detto questo il tribunale tedesco. Ora, vedete, e vado a concludere proprio su una questione che abbiamo trattato, politica economica, politica monetaria. Noi siamo comparatisti, quindi quando studiamo abbiamo un approccio metodologicamente orientato a fare il raffronto. E quando io guardo, mi soffermo sulla Banca Centrale Europea, sulle norme che dicono che la finalità prima è la stabilità dei prezzi, ferma restando questa finalità, quella appunto della salvaguardia delle economie, e penso a come è stata, come è nata questa banca centrale. È nata sull'impronta tedesca, però attenzione, non si poteva creare una struttura simile alla Federal Reserve americana, cioè ad una banca centrale di uno Stato compiuto. Perché? Perché la Federal Reserve americana ha una norma molto chiara, che è quella della piena occupazione. Cioè, tra gli obiettivi della Federal Reserve americana c'è, a parte la stabilità dei prezzi, c'è anche la piena occupazione. Ora, mettere la piena occupazione nel trattato europeo sarebbe stato impossibile, e quindi si è trovata questa formula, se si fa un po' il processo storico, si è trovata questa formula di mettere subito dopo la stabilità dei prezzi, comunque anche, che è una formula alla fine, se parliamo con gli economisti, l'abbiamo detto nell'ultimo intervento, che alla fine fa acqua, perché non c'è differenza tra politica monetaria e politica economica o viceversa, perché comunque se non arrivi ad avere una uniformità nelle politiche fiscali, alla fine tutto crolla, perché non si può reggere. Sempre nell'ultimo incontro c'è stata un'interessante osservazione della collega Bonini, mi pare, la quale a un certo punto ha detto: sì, però c'è un controllo democratico forte del Parlamento europeo sulla banca centrale, addirittura trimestralmente il presidente della BCE, no, si presenta per rendere conto. È verissimo, ma siamo in uno Stato dove non c'è un potere esecutivo a tutti gli effetti. Diciamo che l'autonomia e l'indipendenza di una banca centrale in uno Stato compiuto è salvaguardata dal fatto che comunque ci sono i checks and balance, no, del fatto che c'è un esecutivo, c'è un legislativo, c'è una maggioranza, c'è la politica. Quindi diciamo che un banchiere centrale non è che fa quello che vuole sistematicamente, quindi è normale. Cioè, quello che voglio arrivare a dire, e proprio concludo, è che in effetti siamo arrivati in un momento, per l'amor di Dio, dove l'integrazione giuridica, e questo è il punto perché poi parliamo di questo, si è talmente espansa, con una corte che ha iniziato a produrre diritto secondo una metodologia che pian piano si è sempre più allargata nelle procedure, nell'interpretazione delle procedure. Penso all'ammissibilità o inammissibilità di tutte le questioni. Ci sono questioni tipo Taricco, dove doveva essere data l'inammissibilità, al di là della pronuncia che poi ha portato a noi italiani ad essere, no, proud della nostra Corte Costituzionale una volta tanto nella vita. Però quella questione, se andiamo a leggere le pregiudiziali, ma non perché lo dice il professor Nerica, perché lo dicono tutti gli stati membri, non solo quello italiano, negli interventi, se voi leggete gli interventi che vengono fatti nelle pregiudiziali da parte dei governi degli stati membri, in ogni caso si tacciano l'inammissibilità, ma anche quella del 2015. Se voi leggete gli interventi degli stati, addirittura la Banca Centrale Europea, se la forma, no, amiamo dire che la forma non è sostanza,
lì la Banca Centrale Europea in quel momento aveva esclusivamente fatto un comunicato stampa che era apparso, no, nel sito della banca, quindi era un atto privo di rilevanza giuridica dal punto di vista strettamente appunto giuridico. Tutti gli stati che sono intervenuti hanno detto alla Corte di Giustizia: tu su questa cosa non puoi giudicare, per il semplice caso che è inammissibile, quando ci sarà una decisione lo potrai fare. È ovvio che poi la decisione è arrivata, per l'amor di Dio, però voglio notare, voglio sottolineare come anche da questo angolo di visuale c'è una dilatazione delle competenze, delle attribuzioni della Corte di Giustizia, corroborata dal fatto che c'è un parametro che è formato da 500 passa articoli, che tutte le volte è utilizzato, l'ho detto in un intervento poco tempo fa, in un recente mio pezzo, saggio sulla DPCE, in cui ho letto centinaia di sentenze della Corte di Giustizia, mi ha colpito che in tantissime pronunce, a partire dal 2018, oramai i giudici nazionali presentano delle pregiudiziali direttamente utilizzando come parametro la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, bypassando, no, le proprie carte costituzionali. C'è una sentenza, e la cito proprio per chiudere, ma quasi in modo, come devo dire, peculiare, perché è stata scritta da un giudice della Corte di Giustizia che è un mio carissimo amico, col quale ho trascorso anni in progetti della Commissione Europea in giro per il mondo, quindi so esattamente come la pensa, e che è la Global Starnet. Perché vi cito la Global Starnet? Perché per me è emblematica, è una sentenza di cui pochi ne conoscono il contenuto perché non ha avuto un impatto. In questa sentenza il Consiglio di Stato italiano aveva appena sollevato una questione di legittimità costituzionale rispetto ad una questione sul legittimo affidamento, che non ci interessa al merito. E la Corte Costituzionale aveva risposto con una sentenza interpretativa. Allora il Consiglio di Stato, che probabilmente era insoddisfatto del contenuto della sentenza interpretativa, fa una pregiudiziale alla Corte di Giustizia e in un passaggio chiede: ma fermo restando che io ho già chiesto un parere alla mia Corte Costituzionale sulla base dei parametri della Carta Costituzionale italiana, posso chiederlo anche a te? E la risposta della Corte di Giustizia è stata: ma ci mancherebbe altro, c'è una Carta Costituzionale, anche noi abbiamo delle norme che regolano queste fattispecie e puoi chiederlo anche a me. Poi la conclusione non è stata divergente rispetto alle conclusioni della Corte Costituzionale italiana, la sentenza aveva alcuni passaggi simpaticissimi, poi ripeto, conoscendo il relatore mi sono davvero divertito a leggerlo. Però il punto è proprio questo, cioè pian piano si sta, è come un magma che pian piano si sta allargando. Allora io credo, non voglio fare il difensore d'ufficio dei giudici tedeschi perché A, non hanno bisogno di me, B, forse non se lo meritano nemmeno, perché sono d'accordo con voi che il tono della sentenza è un tono che non può essere utilizzato, perché non ci si pone ex cattedra pensando di conoscere il diritto e che gli altri non conoscono il diritto. Questo è un errore clamoroso, secondo me, proprio comportamentale. Però, volendo un minimo fare una difesa, come devo dire, d'ufficio, io la difesa non la faccio a loro quanto al problema che in ogni caso c'è. Cioè siamo arrivati ad un punto dove, se dobbiamo modificare un trattato, mi chiedo come possiamo modificarlo. Il rischio vero è che lo modifichiamo, però sempre vorrei ma non posso, no? Che è la logica, secondo me, che impera nel diritto europeo da un po' di anni, vorrei ma non posso, vorrei arrivare fino ad un certo punto ma non posso farlo. Oggi abbiamo un Consiglio europeo che è diventato, dopo Lisbona, una delle istituzioni dell'Unione Europea e delibera sulle questioni fondamentali all'unanimità, e che Dio ci sorregga, che Dio ci sostenga al solo pensiero di poter, non dico approvare il recovery fund all'unanimità, ma approvare una modifica o una fase costituente. È ovvio che non ci riusciremo mai, salvo, e questa forse è l'unica, secondo me, possibilità che c'è, che a un certo punto si decida di procedere a diverse velocità, come giusto che sia. Perché secondo me 27 paesi con una storia, non una storia personale, ma una storia europea completamente diversa, non possono fare passi ulteriori tutti insieme. Grazie e scusate se ho preso qualche minuto. Luigi. Arianna, chiudi tu, saluta tu.
Saluto io. Allora, voglio ovviamente ringraziare la nostra relatrice, Maria, muchas, muchas gracias, il nostro discussant, grazie mille Francesco. Luigi, tu hai fatto una relazione nella relazione, per fortuna ci consenti di chiudere nell'oca stabilita. Ringraziare tutti voi che ci avete seguito oggi. Spero continuerete a seguirci la prossima volta, correggimi se sbaglio, 5 giugno? 5 giugno la prossima volta? Sì, prossima volta è la penultima prima di quella finale. Esatto, esatto, quindi ci vediamo il 5 giugno, grazie a tutti, buon weekend e grazie ancora, ciao! Grazie a tutti, grazie ai colleghi intervenuti. Ciao, saluti ciao. A Madrid, città meravigliosa. Gracias. Gracias. A ti. Gracias.